tutti gli amici di Visione TV un augurio di Buon Natale. E questo augurio ve lo faccio da qui, dai tetti di Roma, con lo sfondo di San Pietro, perché oggi è un Natale nel quale si ricorda la nascita. E in questo giorno, dopo anni difficili, anni bui, gli anni della pandemia e della dittatura sanitaria, che è sulla pandemia con la quale si è speculato, dopo in quest'anno, un anno terribile, il 2022, della guerra in Ucraina, delle crisi, delle censure contro tutti coloro i quali si sono battuti contro il sistema, noi da qui, ricordando il Natale, da Roma, vi faccio i migliori auguri perché da questo Natale si riparta con nuove idee, nuova passione, nuovi progetti, assieme all'amico Francesco Toscano, il direttore di Visione TV e amico e compagno di battaglie e di lotte, Marco Rizzo e gli altri con i quali abbiamo messo in piedi un grande progetto politico che si chiamava Italia Sovrana e Popolare, con la quale continueremo per dare sovranità a un popolo bistrattato e maltrattato come il popolo degli italiani onesti e non tutelati. Noi stiamo dalla parte giusta, noi stiamo contro il sistema e per questo, proprio perché siamo dalla maggioranza, dalla parte della maggioranza degli italiani, so che alla fine avremo un traguardo. E il traguardo è quello della realizzazione della Costituzione, del principio di uguaglianza, del principio di sovranità popolare contro questo sistema dove destra e sinistra sono soltanto due facce della stessa medaglia. E lo dobbiamo fare a partire da oggi, ricordando il Natale, ricordandolo insieme, per avere un anno migliore di felicità e di fortuna. Ci credo, perché soltanto con fede e compassione si può restituire agli italiani, alle famiglie, il potere che hanno diritto, il potere di decidere il proprio destino, il proprio presente e il proprio futuro. Nel nome quindi della Costituzione alla quale dobbiamo tornare, dobbiamo difendere con le libertà che sono state calpestate, con i diritti che noi abbiamo, bene, tutti insieme. E allora vi dico buon Natale, che sia un buon Natale e un anno migliore per tutti voi, per tutti noi.